Origini e conseguenze, la mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto, è l'occasione per verificare la sua produzione artistica partendo dalla fine degli anni 50, dal 1958, con le sue opere figurative per giungere sino agli ultimi quadri specchianti del 2012. Volendo descrivere alcuni aspetti salienti di questa esposizione, bisogna partire proprio dai dipinti figurativi che precedono la grande invenzione dello specchio, da cui emerge con chiarezza che l'interesse di Pistoletto non sta tanto nel ritratto in chiave psicologica, ma nel superare questo aspetto e dare spazio allo sfondo. E questo emerge proprio dall'uomo nero. Partendo da questo aspetto, Pistoletto vede comparire la propria immagine prima su fondo nero. Dal fondo nero, nel 1962, si passa ai quadri specchianti, che sono la sua grande invenzione. Le immagini sono a grandezza naturale, diventano parte integrante del nostro vissuto, della nostra esistenza, e il tempo non è più una metafora, ma diventa un tempo reale. Il quadro specchiante contiene in sé il passato e il futuro, nel senso che la nostra presenza ne decreta il passato e nello stesso tempo ciò che noi potremo vedere all'interno del quadro specchiante è il futuro. Guardando anche questa mostra, un aspetto interessante è quello che noi rivediamo o comunque documentiamo un mondo che si evolve. Una delle sculture più note di Pistoletto è Dono di Mercurio allo specchio. Questa figura di tre quarti che si rivolge allo specchio ricerca la sua immagine in un altro specchio, in un altro piccolo specchio che viene contenuto in una tazzina. È come se ci fosse una sorta di triangolazione rispetto a questa Dea della Giovinezza che sembra indifferente rispetto allo spettatore. Per quanto riguarda la scultura, è importante ricordare anche i due grandi disegni preparatori in carboncino, che è Persone Nere, che è una riflessione sulla classicità, sulla precarietà del classico. Sono tre elementi sovrapposti che esprimono un senso di instabilità, di inquietudine e anche di problematicità rispetto al nostro passato. Un'altra opera, oltretutto mai esposta in precedenza, che si trova nell'ambito di questa mostra è Figura che guarda se stessa. Una figura che cerca disperatamente il suo doppio, riversa su se stessa. Anche la scultura è parte integrante della sua ricerca sul doppio, sul rapporto tra l'uno e gli altri. Ecco, questo è probabilmente l'aspetto più importante della ricerca di Pistoletto, che è la capacità di coinvolgere la vita all'interno dell'arte. E credo che anche con quello che è stato lo sviluppo della tecnologia, dei social media, e di tutto quello che è il processo a cui noi assistiamo, Pistoletto abbia saputo dare una lettura poetica particolarmente importante, anticipando anche la vita che stiamo vivendo.